Sì, ancora una volta Piazza San Marco sotto acqua, le parti più basse della città, zone della città di Venezia sono state sommerse dall'acqua, forti polemiche da parte del mondo dei commercianti, di artigiani e quant'altro, e ovviamente dall'altra parte chi gestisce il MOSE e dunque tutti gli enti preposti che affermano che da parte loro tutte le azioni che sono state messe in campo corrispondono ai protocolli, alle azioni, alle procedure che invece sono previste per l'innalzamento delle dighe mobili, e pertanto sta di fatto che comunque se da una parte ci sono le polemiche e i disagi, dall'altra c'è chi afferma che le procedure sono state, diciamo così, osservate e l'azione appunto dell'entrata in funzione del MOSE sono state seguite alla lettera. Sta di fatto però che parte della città e le parti più storiche, diciamo così, da sempre sono state sommerse dall'acqua e siamo solo all'inizio della stagione. Questo ovviamente ci fa pensare e ci fa ragionare che serve a questo punto un cambio di rotta, serve maggiore attenzione, ma soprattutto serve rivedere i protocolli, l'attivazione appunto della messa in funzione delle partite del MOSE, magari rompendo questa catena, diciamo, di tanti enti e magari più attenzione a chi deve applicarla, ma in maniera più tempestiva, perché si dimostra che quando la marea comincia alzarsi di vari centimetri, se prima non si raggiunge a tal limite, non si comincia a entrare in funzione, non comincia a entrare in funzione il MOSE, ma questo, a sua volta dimostra, in maniera diversificata che parti della città cominciano già ad andare a fondo. Ecco. E dunque un ragionamento, va fatto, se vogliamo proteggere Venezia, la laguna e ovviamente dall'acqua alta a tutte le zone che sono più basse di essa. Ovviamente riconosciamo al progetto del MOSE una grande operatività, sta salvando Venezia, l'ha salvata negli ultimi periodi, che ben se ne dica, è un progetto seppur faraonico, costoso, per certi versi innovativo e unico al mondo. Viene considerato un progetto, diciamo così, sperimentale. Sta di fatto che comunque, nonostante che ci siano state anche avversità giuridiche, abbiamo visto anche tutta una serie di inchieste attorno al MOSE, con condannati eccellenti, sta di fatto che comunque l'opera funziona. L'auspicio e l'augurio comunque è che questi protocolli, queste procedure possano essere riviste per evitare che ci siano ancora allagamenti, visto considerato che ormai siamo su una stagione, che purtroppo sarà all'ordine del giorno, e dunque a maggior ragione bisognerà attivare il MOSE in tante circostanze. Ed è per questo che, ripeto, bisognerà a sua volta che tutti gli enti preposti, per forza di cose, debbano rivedere le procedure, perché altrimenti si rischia quello che è avvenuto proprio ieri qui a Venezia. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.